48 edizioni danno il senso dell'importanza della qualità di questa iniziativa eh, da Montepulciano, la Valdichiana senese, terra di arte, di storia, di cultura, di bellezza. Tutto questo si tiene insieme, musica, eventi che coinvolgono le ragazze, i ragazzi più giovani, la voglia di vivere dopo questo tempo complesso della pandemia. Eh, la Toscana è terra di bellezza, è terra di libertà e ogni qualvolta si investe in cultura si investe in libertà e sapere che da Tanto, da tante parti della nostra regione si potrà andare a gustare e a vivere quanta bellezza c'è in quel territorio. Mi dice che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Un grande in bocca al lupo a tutti gli organizzatori e speriamo che tanti cittadini, tanti turisti possano visitare eh, gli splendidi luoghi della Val di Chiana Senese. Siamo a presentare qui in Consiglio la 48 edizione del Cantiere internazionale d'arte, una scuola d'arte, la possiamo definire, che è fautrice di divulgare la cultura e la formazione delle arti tra i giovani, tra tutte le persone che vivono nel territorio e non solo della Val di Chiana Senese. Rispecchia un po' quello che è stato il sogno del suo fondatore Enz. Che eh, ha voluto creare nella città rinascimentale di Montepulciano eh, una specie di teatro a cielo aperto dove promuovere varie forme di musica d'arte con artisti internazionali ma anche studenti ma anche semplici appassionati. Che nel tempo si è ampliato, ampliando la loro divulgazione in tutto il territorio della Val di Chiana Senese. Ci saranno spettacoli anche nei comuni che fanno parte della Val di Chiana Senese, a partire da San Casciano dei Bagni, Torretta di Siena, Sartiano, Chiusi tutti luoghi dove si incontrano altre forme d'arte che sono già presenti nei luoghi. Quindi, una bella occasione di scoprire un territorio. Tra l'altro candidato alla, eh, alla Valdichiana Senese a Capitale della Cultura 2026. E un evento come questo dà la possibilità di eh, aumentare il progetto, la formazione, la competitività rispetto agli altri territori appunto per un, un omaggio come questo a tutto il territorio della Valdichiana Senese. Edizione in continuità con le due precedenti che ha nelle commissioni di nuove opere, di nuovi spettacoli di danza o di nuove composizioni di teatro eh, musicale. È uno delle punti fondamentali, quest'anno superiamo le 20 eh, commissioni e quindi grande spazio alla creatività, eh, grande spazio alla creatività contemporanea. Siamo particolarmente orgogliosi di un progetto che ha a che fare con la danza contemporanea, ci sarà una compagnia del cantiere con eh, 8 under 25 selezionati eh, che parteciperanno a una nuova, eh, un nuovo spettacolo di danza mh, commissionato a una coreografa hamburghese. Sì. Sì, è un vero piacere essere qui in Consiglio regionale a presentare la 48 ⁇ edizione del cantiere internazionale d'arte, eh, un evento che per noi insomma, rappresenta sicuramente l'evento più importante della stagione culturale poliziana, nato a Montepulciano negli anni 70, quando chiaramente Montepulciano non era eh, il borgo che tutti noi conosciamo oggi, questo grazie alla lungimiranza del maestro Enz che vide nella Montepulciano da allora delle Grandi potenzialità per poter eh, creare un festival dai caratteri dell'internazionalità. E devo dire che, insomma, nel corso di questi anni veramente c'è stata un'evoluzione tale da, da permettere a Montepulciano di essere conosciuta proprio nel mondo, grazie al cantiere. Il cantiere che ha in, particolare, in particolar modo favorito anche la crescita economica di Montepulciano, con tutte le ricadute chiaramente in termini economici nel nostro territorio, non solo Montepulciano ma tutta la Val Chiana senese, e ha contribuito e favorito anche una crescita sociale e culturale perché sicuramente ha arricchito l'offerta culturale, soprattutto rivolta in favore ai nostri residenti, però anche nei confronti appunto, dei turisti che scelgono Montepulciano e la Valdiciana senese come luogo di destinazione delle proprie vacanze e proprio per questo credo che Montepulciano si sia anche ritagliato un ruolo importante di guida eh, nel, nell'organizzazione di eventi culturali grazie proprio alla presenza nel nostro territorio della Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte che tra l'altro è stata scelta proprio dall'Unione dall dei Comuni della Valdichiana Senese come soggetto operatore e coordinatore per la presentazione della candidatura a capitale italiana della cultura eh, 2000, 2026. Una sfida molto importante da parte di tutta l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese non a il, il cantiere, la fondazione, nel corso delle, delle edizioni ha sempre coinvolto tutti i comuni facenti parte della, della fondazione e per l'occasione della candidatura eh, italiana a capitale della capitale italiana della cultura, proprio c'è stata la volontà di toccare tutti i comuni, 10 comuni della Val di Chiana Senese. <music> I visitatori sono sempre molto numerosi e spesso legati anche al, al giro turistico con gli spettacoli del cantiere. Quindi, io mi aspetto che ci sia uh, sia la popolazione locale perché ci sono mh, molti ragazzi eh, impegnati nel, nelle produzioni sia dell'orchestra, sia delle opere locali, sia artisti internazionali che vengono appositamente proprio per fare cultura e, e sottolineo senza cachet perché questa è una impostazione nostra del cantiere, che possono attirare la popolazione locale in questa interazione culturale, sia i turisti che vengono a visitare questo bellissimo territorio e quindi approfittano anche degli spettacoli teatrali che sono disseminati su tutti i comuni della nostra val di chiana e anche incrementati quest'anno proprio in previsione della candidatura a capitale italiana della cultura quindi anche i comuni non partecipanti hanno degli spettacoli del cantiere quindi occupiamo interi spazi e luoghi anche particolari particolare gli scavi di San Casciano, per esempio, i musei, le piccole piazze, i vicoli, i cortili, quindi luoghi della cultura veramente anche particolari e interessanti anche per far riscoprire piccole opere architettoniche e, e eh, posti anche un po' sconosciuti e non usuali, oltre che dei grandi palcoscenici come la Piazza Grande e i teatri. abbiamo approvato in Aula la proposta di risoluzione che apprezza e approva il piano delle attività, il, il resoconto delle attività 2022 del Corecom. E devo dire che si conferma essere un organismo di grandissima rilevanza, non soltanto per le attività che gli sono delegate eh, dal Governo, ma so anche e soprattutto per le attività proprie di promozione di una comunicazione sana e di un rapporto con i mezzi di comunicazione e di informazione maturo e critico, soprattutto per i toscani e le toscane più giovani. Il progetto del Patentino Digitale è un progetto di punta nella nell'ambito dell'attenzione per i minori e la Commissione ha chiesto e chiede ancora che venga esteso a tutte le scuole toscane, a tutti i ragazzi e le ragazze toscane come opportunità di entrare nel, nel mondo dell'uso dei social e dei mezzi di informazione eh, in modo più maturo con più strumenti di comprensione un'altra delle mh, osservazioni che la Commissione ha portato anche in aula è stata quella relativa alla diffusione e promozione della conoscenza del core come delle sue attività sappiamo che per chi incrocia le attività di questo organo eh, la soddisfazione è sempre eh, garantita. Quest'anno, grazie a un 25% in meno di istanze per quanto riguarda le attività delegate, il Corecom ha potuto anche avere un'attenzione maggiore e una maggiore celerità nello svolgimento delle pratiche ma eh, ci piacerebbe che molti più eh, toscani e toscane avessero consapevolezza di che cosa fa il Corecom, di che cos'è, di quanto è importante per, per l'informazione e la comunicazione nel nostro territorio. Ma il Corecom è uno degli enti di fatto di garanzia che svolge un lavoro molto positivo, lo deve svolgere essenzialmente, gli abbiamo chiesto di farlo nei confronti anche delle nuove generazioni, nei confronti dei ragazzi, nei confronti... Di tante persone che hanno dei rapporti anche innovativi rispetto al mondo dell'informazione e della comunicazione e quindi c'è stato un nostro sostegno positivo all'attività svolta che conclude un ciclo serve anche attuare. Laddove è possibile, su nostro indicazione, un po' di maggiore tolleranza nei confronti del sistema televisivo. Abbiamo visto in alcuni casi anche molti elementi di rigidità rispetto anche a elementi di carattere sanzionatorio, rispetto a dinamiche anche nazionali e locali. Credo che molte volte l'impresa privata che fa anche comunicazione, che fa televisione, necessita anche di una forma di dialogo e di tolleranza rispetto a un'attività che comunque è fondamentale rispetto al principio dell'informazione, ma che molte volte si espone a dei rischi per l'attività stessa che svolge. Ma è una partita che viene da lontano, una partita che forse ha avuto una gestazione molto lunga questi sei mesi, ma che forse aveva già di per sé trovato un equilibrio, lo definisco così, nel riassetto di maggioranza che si sviluppò tra novembre e dicembre. Tengo a precisare che cosa vuol dire Corecom, perché la maggior parte dei cittadini non lo sa. Comitato regionale per le, tele, per le comunicazioni, che non si occupa solo di comunicazione, ma si occupa anche di altre questioni. A me piacerebbe che la maggior parte dei cittadini toscani sapessero che il Corecom risolve le controversie con i gestori telefonici e le risolve gratuitamente, quindi bisogna trovare il modo di far conoscere questa chiamiamola agenzia, alla maggior parte delle persone e insieme a questo anche i vari garanti, il garante per l'infanzia, il difensore civico, perché non, è, non sono molto conosciuti. Comunque su questo ci sto lavorando. Per quanto riguarda eh, la proposta di risoluzione, noi ci siamo astenuti perché sì, il Corecom sta lavorando. Abbastanza bene per quanto riguarda i minori col discorso del patentino digitale però per ora sono poche le scuole in cui è stato proposto noi vorremmo che fosse proposto nella maggior cioè in tutte le scuole della toscana e inoltre perché sette mesi ci sono sembrati veramente troppi per aspettare la nomina del nuovo cda e del presidente <music> Siamo, stati, siamo, siamo critici sul ritardo, ma è perfettamente in linea su come Gianni e questa maggioranza sta governando la Regione Toscana. Eh, qua c'è la corsa folle alle nomine, c'è la corsa folle a distribuire poltrone e incarichi nei vari consigli di amministrazione, poi una volta distribuite le poltrone abbiamo fatto, finito, chiuso. Poi poco importa se eh, l'ente le, le, nominato parte, che risultati porta, che, 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 che obiettivi c'entra. Il Corecom è l'esempio lampante. Abbiamo nominato il nuovo, se, no, il nuovo vertice del Corecom, mi sembra a novembre dell'anno scorso, siamo a giugno, il Presidente lo abbiamo letto sui giornali, perché ancora non, non sappiamo se, se si è insediato o meno, no, scelto da una settimana circa. Quindi questo dimostra cosa? Dimostra che questa giunta è tranquillamente in grado di tenere sette, sette mesi fermo un ente come il coricom, un ente di garanzia per i cittadini, per le comunicazioni, può stare tranquillamente sette mesi fermo. L'importante è aver nominato chi siede nel CDA, poi se lavora, se non lavora, ma come il Coricom potremmo fare altre decine di, 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 di esempi. Sì, una bella notizia, un risultato importante che è stato ottenuto attraverso la redazione di un testo che, su cui hanno lavorato i giovani di San Sepulcro e che è stato successivamente approvato anche con modifiche da parte del Consiglio Comunale. E ora ci sarà la istituzione nei mesi a venire di eh, questo consiglio dei giovani che per Sansepolcro rappresenta una oggettiva eh, novità. Sansepolcro ha delle esperienze eh, di gemellaggio con il con eh, la Svizzera e sappiamo quanto sia importante l'istituzione e consiglio comunale dei giovani in altri ordinamenti, in particolare quello elvetico. Quello che dico è che occorre lavorare sulla partecipazione dei giovani alla vita, e politica anche attraverso queste forme ed è un bel segnale quando i comuni e come San Sansepolcro ecco, si approcciano a queste nuove esperienze. Avrà un ruolo consultivo ma anche di portare le proposte dei giovani all'attenzione ecco, del Consiglio Comunale e quello, ecco, di San Sansepolcro che dovrà re saperle recepire. Quindi cerchiamo di ascoltarli questi giovani, di avere un eh, colloquio, di farli avvicinare sempre più alla politica e la forma istituzionale credo che sia ancora oggi una delle forme più importanti. <music> Una mia esperienza personale, entrando in politica a 18 anni, mi ha insegnato che purtroppo i giovani erano già rari in politica nel 1985 e mi ha insegnato anche che i partiti facevano dei giovani una bandiera ma non si impegnavano a farli crescere e maturare come avrebbero dovuto, assumendo un ruolo importante. E quindi questa iniziativa nasce per un ruolo anche sociale. Un ruolo che vuole spingere i ragazzi a impegnare un po' di tempo libero eh, impegnandosi per la propria comunità, anche politicamente, amministrativamente, un impegno per fargli conoscere quelle che sono le dinamiche dell'amministrazione locale, perché spesso e volentieri non conoscono la differenza tra Consiglio Comunale e Giunta Comunale, quindi incarichi diversi. E anche perché le cronache di questi ultimi giorni ci dicono come i giovani purtroppo abbiano dei gros de grossi problemi comportamentali, insomma non devo ripetere quel che è accaduto tra eh, assassini, omicidi, eccetera, eccetera. Quindi bisogna cominciare a dare ai giovani un po' di eh, spazio perché questi possano eh, maturare ma possano anche essere uno stimolo eh, per chi è eh, diciamo un pochino più boomer a comprendere il mondo dei giovani e per i giovani comprendere quello che è il mondo dei meno giovani e degli amministratori. Quindi un aiuto reciproco che ci possiamo dare. Buonasera, sono Valeria Noferi, assessore eh, alle politiche giovanili del comune di Sansepolcro e eh, oggi voglio presentare il mio progetto in regione, che è il progetto del Consiglio eh, Comunale dei Giovani. Ed è un progetto che è nato eh, in un'idea un, tramite un gemellaggio che con Châtel in Svizzera. Loro hanno già questo consiglio di giovani. Ci è piaciuto talmente tanto da poter eh, intraprendere questo percorso. Quindi, insieme, eh, chiedendo a loro eh, consigli, eh, vedendo come funziona eh, e eh, prendendo spunti per crearlo anche noi ci siamo messi a lavorare su questo progetto e eh, vedo che comunque l'interesse a San Sepolcro sta cominciando ad aumentare e, e poi eh, con molto piacere sto vedendo che mh, eh, ci voleva proprio una cosa, un, un progetto che potesse avvicinare i ragazzi alle dinamiche amministrative e alla politica, cosa che adesso manca perché consultando dei ragazzi da diverse scuole della nostra vallata, ho notato veramente che alcune funzioni tipo la giunta, che cos'è la giunta, che cos'è un consiglio comunale, vuoto assoluto. Quindi ho detto, ci vuole qualcosa che possa avvicinare questi ragazzi, farli capire le dinamiche, cercare di farli eh, loro protagonisti eh, per operare anche loro nel consiglio comunale più importante, il nostro consiglio comunale di sansepolcro Sepolcro, in modo da eh, proporre... Eh, da mh, far presente i problemi anche del, dei ragazzi in modo tale da noi prenderli eh, sotto la nostra eh, giurisdizione e eh, cercare di aiutarli. Noi diamo mh, il nostro contributo, cioè li aiutiamo, mettiamo a disposizione l'ufficio segreteria e il funzionario competente delle politiche giovanili in modo tale da aiutarli anche nelle dinamiche poi per presentare un progetto o qualsiasi altra cosa. <music>